Dopo questo video non vorrete più sentire parlare della pentatonica. Promesso. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e sono sicuro che quando provate ad improvvisare un assolo vi buttate subito su queste quattro scale. La scala pentatonica minore, la scala blues, la scala pentatonica maggiore e per i più spavaldi la scala misolidia. Ma se vi dicessi che ho qui per voi uno schema talmente semplice che vi permetterà di mischiare tutte queste scale e sbloccare concetti avanzati come ad esempio suonare sulle note target, voi ci credereste? Beh ragazzi, seguite il video fino alla fine perché vi spiegherò la tecnica del papillon. Ragazzi, ho deciso di farvi questo regalo perché dovete sapere che oggi è il mio compleanno e di solito in questo giorno speciale sono molto buono con i miei allievi, ma non pensate che non voglia nulla in cambio. Fatemi un regalo e iscrivetevi al mio workshop gratuito sull'improvvisazione, dove approfondiremo ancora di più la tecnica del papillon. Vi lascio quindi il link in descrizione, ma non cliccateci adesso, fatelo solo alla fine del video. Ma vediamo come funziona questa tecnica. Partiamo con l'accordo di La preso con il barré al quinto tasto. Leviamo adesso il mignolo per trasformarlo magicamente in un accordo di La settima. Dicono che sia molto usato nel blues. Ora prendiamo solo le note sulle prime quattro corde. La nota Sol, la nota Do diesis, la nota Mi e la nota La. Sono tutte note target dell'accordo di La settima. E che quindi funzioneranno perfettamente su questo accordo. Ma se facciamo un piccolo spostamento sulla terza corda suonando la nota Do al quinto tasto, otteniamo istantaneamente una sonorità più bluesy, come direbbero gli americani. Questa nota è infatti la terza minore dell'accordo di La settima. E il movimento dalla terza minore nota Do alla terza maggiore Do diesis è tipico di questo genere. Possiamo eseguirlo con un legato, come un hammer-on o uno slide, oppure con un bending. Dopo aver aggiunto quindi la nota Do, il resto dello schema è dato dalle note poste due tasti avanti rispetto al barré, sempre sulle prime quattro corde. In questo caso, essendo partiti al quinto tasto, suoneremo le note La al settimo, Re, Fa diesis e Si. Proviamo a suonare tutto lo schema. E come dire, la sonorità è diversa dalla scala pentatonica minore a cui sei abituato da una vita. Ha proprio la forma di un papillon. Vediamo ora come indossarlo con un primo lick. Come puoi sentire, la sonorità cambia da minore a maggiore proprio grazie al passaggio dalla nota Do alla nota Do diesis. E termina la frase proprio sulla nota La, sottolineando proprio una nota target, una nota che semplicemente funziona. Sì, perché l'errore che spesso fate è quello di non pensare e di entrare nella modalità pilota automatico, dove suonate note a caso sperando che esca qualcosa di buono. Ma non funziona. E di questo ne parlerò approfonditamente nel mio workshop gratuito A Tutto Blues. Vi lascio il link qui sopra in descrizione per iscrivervi. Ma ripetiamo la frase e ampliamola. Ho continuato a lavorare sempre sul papillon, suonando proprio le tre note poste alla destra del papillon. Per poi fare di nuovo il passaggio terza minore, terza maggiore e concludere di nuovo sulla nota La, una nota target. Una frase breve, incisiva, in puro stile blues e funziona senza spostarci da questo papillon. Ma cambiando l'accordo, nulla ci vieta di spostare il nostro papillon sulla posizione dell'accordo di Re settima, il quarto grado, e marcando ovviamente le note target del nuovo accordo. Ci spostiamo quindi al decimo tasto. Anche senza base hai percepito il cambio di accordo e questo è alla base di una buona improvvisazione. Ovviamente possiamo spostare questo pattern anche sull'ultimo accordo del giro blues, il Mi settima, il quinto grado, ripetendo la frase al dodicesimo tasto. Ora
Ora non serve suonare lo stesso lick su tutti gli accordi, anche perché suonerebbe monotono e troppo scolastico. Ma ti ho voluto fare questo esempio per farti capire la potenzialità di suonare le note target, visualizzandole con un processo che è alla base del mio metodo. Ora già però vi sento dire, sì però come faccio a suonare con una sonorità ancora più blues, senza sembrare così scolastici? E ora vi dico come indossare meglio il papillon. Ma prima ragazzi, se il video vi sta piacendo, cliccate, mi piace, doppio mi piace! E non iscrivetevi al canale, al workshop sì, al canale mai! Se spostiamo la parte destra del papillon sulle prime tre corde un tasto avanti, otteniamo tre note fondamentali. La nota Mi bemolle, la blue note, la nota Sol, la settima dell'accordo di La, e la nota Do, la terza minore. E grazie all'aggiunta di queste note possiamo passare subito ad una sonorità minore e più bluesy se vogliamo. Proviamo a suonare ad esempio la blue note. Proviamo a suonare la settima. E adesso la terza. Possiamo suonare queste note direttamente oppure arrivarci con un bending. Con dei legati. Il limite è solo la tua fantasia. E come vedi, con il papillon possiamo passare istantaneamente da una sonorità minore ad una maggiore passando per la scala blues. E se guardiamo bene, abbiamo anche tutte le note della scala misolidia. Minore. Maggiore. Scala blues. Scala misolidia. Ora non ci resta che mettere tutto insieme e creare un assolo vincente. Lo faremo indossando il papillon e vi farò vedere come è possibile tirare fuori degli assoli mai noiosi. E vedrete pure come questo metodo vi permetterà di imparare tutto questo con il poco tempo che avete a disposizione e soprattutto divertendovi. Come ve lo spiego nel mio workshop gratuito A Tutto Blues, fatemi un regalo per il mio compleanno, cliccate qui sopra per riservare il vostro posto gratuitamente e mentre vi aspetto vado a indossare il mio papillon per l'occasione. Ciao ragazzi e buona musica! We'll be right back.